Bologna, 4 settembre. Fallussal è un ragazzo di appena 16 anni, descritto da tutti come vitale, allegro, generoso. E forse è proprio per generosità, per difendere un amico, che quella sera finisce coinvolto in una rissa tra coetanei. Qualcuno estrae dei coltelli, un 17enne viene ferito, Fallù invece resta a terra senza vita. A essere fermato come presunto colpevole è un ragazzo della stessa età, 16 anni. Proprio come Thomas Christopher Luciani, il ragazzo di Pescara ucciso a coltellate il 23 giugno, due giorni dopo l'inizio di questa estate, che ha visto una sequenza allarmante di episodi di violenza tra giovanissimi, spesso ancora minorenni. Ha appena 17 anni Riccardo, il ragazzo di Paderno Dugnano, che ha confessato di aver ucciso il padre, la madre e il fratellino nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre. Ma addirittura più giovani, tra i 13 e i 15 anni, sarebbero i 20 membri della Baby Gang che il 25 agosto a Grosseto avrebbero scatenato un vero e proprio duello a colpi di lama, lasciando a terra due feriti. E ancora, un ventenne accoltellato da un coetaneo ad Amandola il 26 luglio, due ragazzi di 20 e 22 anni accoltellati a Milano il 3 luglio, un'altra Baby Gang a Monza che avrebbe aggredito un 26enne con 12 coltellate il 20 giugno. Episodi tra i tanti, con molti punti in comune. I futili motivi, la giovane età sia delle vittime che dei presunti aggressori, e forse qualcosa di più grave, il sospetto che un giovanissimo possa considerare normale essere armato, colpire, ferire, uccidere.